Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Joele, il bambino di 4 anni scomparso nel nulla lo scorso 3 agosto con la madre, Viviana Parisi, poi ritrovata senza vita l'8 agosto. Questa mattina le guardie forestali stanno setacciando in particolare un prato alla ricerca di indumenti del piccolo Joele. Il prato si trova a poca distanza dal traliccio ai piedi del quale è stato trovato il corpo della DJ di 43 anni. Gli inquirenti stanno visionando tutti i video registrati dai droni in questi giorni. Gli investigatori sono alla ricerca di ogni particolare alla ricerca del piccolo. Vertice in procura a Patti, Messina, guidato dal procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo per fare il punto sulle indagini. Fino a questo momento le ricerche del bimbo non hanno dato esito. Gli inquirenti stanno visionando tutto il materiale a disposizione raccolto in questi giorni. Continua dopo la foto Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, si è presentato in procura a Patti, Messina, per chiedere di visionare la foto della moglie morta. Ma la richiesta è stata negata e l'uomo chiede se sia sicuro che quella donna trovata cadavere sia la moglie. Ma il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, che ha incontrato i familiari, ha negato loro la visione della foto. In procura anche il padre di Viviana, Luigino Parisi. Continua dopo la foto il piccolo Joele era vivo dopo l'incidente stradale avvenuto lo scorso 3 agosto con la madre Viviana Parisi. La conferma arriva da una testimonianza resa al procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo. Joele era vivo, in braccio alla madre. In posizione verticale e senza alcuna ferita, ha ricostruito il testimone presente dopo l'incidente. Continua dopo la foto a confermarlo è lo stesso magistrato che coordina l'inchiesta. Si è fatta viva anche la coppia del Nord testimone oculare dell'incidente che, come si apprende, si è presentata nei giorni scorsi a un posto di polizia del Nord, dove vivono per raccontare quanto visto. Sembra che non abbiano capito subito che il procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo facesse appello proprio a loro. Poi hanno capito e si sono presentati alle forze dell'ordine. I due hanno raccontato che il bambino dopo l'incidente aveva gli occhi aperti. Per il PM il test è attendibile. Ti potrebbe interessare.